Presidente, le imprese Unimatica di Confapi decidono di incontrare l'assessore all'innovazione Giampaolo D'Andrea. Perché? Perché siamo imprese innovative, siamo imprese intraprendenti e vogliamo essere partecipi e attivi nella vita della città. Si parla sempre più di città intelligenti, di smart cities. Molte delle nostre imprese stanno già da anni lavorando sulle smart cities, sia attraverso progetti di ricerca, ma sia attraverso progetti industriali che sono stati messi in funzione. Quindi potremmo vedere la città di Matera a ridosso dell'evento Matera Capitale della Cultura 2019, trasformare Matera in una città smart. L'amministrazione comunale di Matera incontra le imprese di Confapi per parlare di Unimatica. Sì, in realtà di questo nuovo filone di impegno dell'amministrazione era cominciato con l'amministrazione precedente, con una serie di iniziative legate o favorite, devo dire, dalla decisione di indicare Matera come una delle città di sperimentazione della nuova tecnologia del 5G, ma attorno a questo erano state sviluppate alcune buone iniziative, tra le quali la possibilità, la decisione di creare un hub che avrà sede nella sede di San Rocco, attuale sede dell'università, sotto l'egida diretta del CNR, con il quale l'amministrazione comunale ha sottoscritto una importantissima convenzione che impegna il CNR a non solo coordinare alcune attività, ma a insediare qui a Matera due luoghi, diciamo, di ricerca, uno per il campo della ricerca scientifico-tecnologica vera e propria e l'altro per l'applicazione delle innovazioni tecnologiche alla ricerca umanistica.